Restiamo sempre sulla questione sanità molisana che passa attraverso il nuovo piano operativo 2019-2021. Abbiamo chiesto oggi l'opinione all'ex presidente della regione, Michele Iorio. Ascoltiamolo. Le problematiche della sanità in Molise, che ancora non trova l'azione di dialogo e confronto tra i consiglieri regionali in direzione del nuovo piano operativo sanitario 2019-2021, continuano ad essere all'ordine del giorno nelle emergenze e nelle mancate tutele dei cittadini. Su questo argomento abbiamo chiesto il parere all'ex presidente Michele Iorio, che da anni, a vari titoli istituzionali, si è occupato delle vicende del territorio regionale. Siamo in una fase di difficoltà oggettiva della sanità pubblica, insomma, che va riorganizzata, sì, ma va naturalmente potenziata, questo è l'obiettivo. Mi auguro che il piano operativo sanitario risponda a queste esigenze. Noi abbiamo una situazione oggi veramente drammatica, abbiamo una mobilità passiva che supera gli 80 milioni di euro l'anno. E nello stesso tempo, quindi perdendo fondi, non riusciamo a coprire il bilancio ordinario della sanità pubblica. Dovremmo cominciare da lì, recuperare quei fondi, quindi recuperare la mobilità, far curare i molisani nel Molise, non di forza ma per scelta naturalmente. E quindi bisogna potenziare le strutture ospedaliere innanzitutto e poi la medicina sul territorio. Io credo che questo piano operativo, che ancora non conosco, sicuramente va valutata con molta attenzione. Non può essere un piano che passa senza che ci sia una consapevolezza di tutti di che cosa può accadere nel futuro, perché io credo che si annunciano momenti molto ma molto difficili e la politica deve dare le risposte giuste.